Grazie mille Roberto. Allora, buon pomeriggio a tutti. Oggi ringrazio Assobim per averci voluto qui ancora per la quarta volta quest'anno. Siamo con voi per parlare di un confronto, il confronto tra due strumenti per entrare all'interno del mondo di lavoro del Building Information Modeling, ovvero l'utilizzo dei plugin oppure del formato aperto IFC. In particolar modo volevo poi ringraziare anche Sistema, in particolar modo l'architetto Simona Barone, perché vedrete che il modello che vi presenterò oggi non è un caso studio qualsiasi, ma è un edificio che abbiamo studiato appunto in collaborazione con l'architetto Barone di Sistema e che vi abbiamo presentato in due webinar precedenti. Una volta lo abbiamo analizzato mediante plugin, una volta mediante IFC e oggi l'obiettivo è quello di confrontare quello che noi abbiamo ottenuto, che possiamo ottenere con queste due tipologie diverse di percorso con cui possiamo analizzare un modello BIM, che in questo caso era stato generato con Revit. Faccio solo una piccola premessa per chi non ci conoscesse. Io sono l'ingegner Beatrice Soldi, faccio parte degli analisti, quindi dello staff tecnico di Edilclima. Edilclima è una software house che si occupa di produrre software per la parte termotecnica. Quindi noi sviluppiamo prodotti per chi si occupa di energetica, acustica e impiantistica in generale. Ci siamo poi negli anni, per via della ricerca e sviluppo che compiamo sempre con grande passione, ci siamo concentrati anche sulla metodologia di lavoro BIM, proprio perché ormai anche i termotecnici hanno bisogno di strumenti come quelli che vi farò vedere oggi, che sono dei BIM tool che affiancano quelli che sono invece i prodotti che utilizza ad esempio la collega di sistema, come vi ho citato prima, ad esempio Revit, per realizzare i modelli architettonici sui quali poi vengono fatte delle analisi di dettaglio. Nello specifico, poi ci occupiamo anche di tutta una serie di servizi aggiuntivi, quali ad esempio la divulgazione di quello che noi chiaramente impariamo tramite questi studi e questi scambi anche con altre software house, che è un po' l'esempio di quello che vi raccontiamo oggi all'interno di questo webinar. Cominciamo quindi a capire come avviene lo scambio di dati tra i prodotti che vi ho definito poco fa. Gli attori del flusso di lavoro sono due. Abbiamo da una parte il modello dell'edificio che è realizzato con quelli che io vi ho definito i software DB Motoring. E deve scambiare i dati, questo modello realizzato con questi specifici prodotti, con un modello di analisi, quello di cui si occupano i software di BIM Tool, come ad esempio quelli che produciamo noi oggi. Vi chiederò poi nel seguito di non soffermare tanto l'attenzione sui due prodotti che io vi presento, che sono chiaramente realizzati da noi, ma sul flusso di lavoro in generale di cui parliamo, proprio perché ho cercato di anche generalizzarlo per farvi capire un po' più su larga scala quali sono le caratteristiche di un plugin o quelle del lavoro con IFC. Vi ho parlato di plugin e di IFC perché questi due modelli, uno sicuramente più complesso, più elaborato, che è quello architettonico, e quello invece più semplice, forse se vogliamo anche più scarno, ma perché è un modello matematico, che è quello di analisi, devono scambiarsi delle informazioni. Questo scambio può essere monodirezionale o bidirezionale, ma il concetto è che dei dati devono passare dall'uno all'altro per fare in modo che soprattutto le analisi di dettaglio possano effettivamente essere realizzate. Le strade per ottenere questo scambio di informazioni e di dati sono tre. Potremmo utilizzare dei formati proprietari, quindi le software house si mettono d'accordo e vanno a creare o a scegliere un formato con cui i file possono essere generati, un formato che conoscono chiaramente entrambi i prodotti oggetti di questo scambio e con cui quindi saremmo certi che le informazioni venissero passate. Questa è però un'arma a doppio taglio, perché se io domani, io che mi occupo di energetica, il mio termotecnico, mi trovassi a dover ricevere, ad esempio, informazioni da qualcuno che invece non utilizza il software architettonico con cui io avevo eseguito questo flusso di lavoro in precedenza, probabilmente, molto probabilmente, anzi mi viene da dire, non riuscirei ad eseguire questo scambio, a portare a termine questo flusso di lavoro. Le altre due soluzioni sono poi quella dell'utilizzo di plugin e quella dell'utilizzo di formati aperti. Formati aperti è quando parliamo di Open BIM in generale e quindi in questo caso il formato di file IFC. Vediamo allora nello specifico il plugin.
Il plugin è un software in tutto e per tutto che viene scritto e realizzato per collaborare con un unico software di B-Motoring. In questo caso l'esempio che vi porto è quello del plugin EC770 che viene da noi prodotto, che si installa all'interno di Revit, quindi i due attori sono obbligati, il nostro plugin e Revit in questo esempio. È installato direttamente dentro a Revit, quindi già capite che per utilizzarlo io devo possedere anche Revit, perché altrimenti non lo vedo proprio fisicamente questo strumento, e quindi mi trovo all'interno di Revit per gestire questo flusso di lavoro che vediamo sulla destra. Il flusso di lavoro prevede chiaramente la realizzazione di un modello architettonico. Questo modello viene letto in una qualche maniera da il plugin che è installato all'interno di Revit. Le informazioni vengono poi esportate per il software che si occuperà poi del dettaglio della parte di analisi energetica. Ovviamente una caratteristica di Revit, così come però anche degli altri software che si occupano di modellazione architettonica, è quella di essere in grado di poter gestire più fasi progettuali oppure più varianti abbinate alle varie fasi di progetto. Se vengono eseguite delle fasi realizzate, delle fasi o delle varianti all'interno del modello architettonico, è compito del plugin, proprio perché è installato all'interno di Revit e quindi ha questa intelligenza, di andare a leggere quelle che sono le novità che si presentano sul modello a seguito di queste varianti o fasi e di poter eseguire un aggiornamento, quindi di quanto era già stato esportato e magari anche maneggiato, elaborato, calcolato all'interno del software di analisi energetica. Diverso è invece quello che avviene quando noi lavoriamo utilizzando un formato di scambio che è l'IFC. Intanto, se vedete, io non ho più fatto vedere una schermata di Revit, perché se voi utilizzate IFC è un po' come se qualcuno salvasse per voi un PDF oppure vi mandasse un MP4. Viene realizzata in buona sostanza un'esportazione da parte di chi possiede il prodotto per la modellazione architettonica, quindi il software di B-Motoring, che a questo punto potrebbe essere Revit, ma potrebbe essere uno qualunque degli altri software che ci sono in commercio e che hanno la possibilità di salvare un file IFC. Il collega salva per noi questo file e noi lo andiamo ad importare, aprire all'interno del software che si occuperà dell'analisi di dettaglio. Alla base quindi di questo scambio di dati c'è il fatto che i due prodotti devono conoscere questo linguaggio comune. Chiaramente, sia che noi utilizziamo uno strumento, quindi il plugin, sia che ne utilizziamo un altro, come l'OpenBeam e quindi l'IFC, ci aspettiamo, noi intendo noi termotecnici che poi riceviamo questo prodotto, che ci siano tutta una serie di automatismi, li ho chiamati io, che ci consentano di risparmiare tempo in quelle che sono le operazioni che noi normalmente dobbiamo fare invece quando riceviamo, non lo so, il DVG dal collega per cominciare poi quella che è la nostra fase di analisi. Questi automatismi effettivamente sono presenti in entrambe le strade e sono quindi comuni ad entrambe le strade. Il primo automatismo che il software deve essere capace di mettere in pratica, sia che sia un plugin, sia che stiamo lavorando con un'importazione IFC, è la pulizia, la chiamerei, del modello. In entrambi i casi, infatti, ci troviamo davanti ad un modello che può essere anche molto complesso, ci può essere una parte architettonica, una parte strutturale, una parte magari di sistemi impiantistici che nello specifico momento, non lo so, in cui vogliamo fare la valutazione di legge 10 possono non servirci, insomma, tutta una serie di informazioni, magari anche sul contesto esterno che non ha niente a che fare con quello che calcoliamo noi, che il programma deve essere in grado di trascurare, quindi di non importare, proprio per evitare di avere una quantità di dati eccessiva all'interno poi del modello di analisi che vadano ad impicciare la fase di calcolo che deve essere svolta successivamente. In più, non è importante solo aver scelto quali sono gli elementi che devono essere contenuti nel file che useremo per l'analisi, ma il programma deve capire, deve scegliere anche per noi quali sono, tra la mole di dati che ognuno di questi elementi contiene, quelli che effettivamente servono per lo scopo di calcolo che dobbiamo mettere in pratica. Ad esempio, qui vi ho fatto vedere come un muro, un tetto, un pavimento, un elemento finestrato di Revit possano contenere tutta una quantità di dati che a livello architettonico sono importantissimi perché servono magari per i computi, per i rendering, per altre valutazioni analitiche,
Ma a noi effettivamente servono solo quelli che qui abbiamo riquadrato nel box rosso, quindi piccole informazioni che riguardano principalmente, giusto per capirci, le caratteristiche geometriche e dimensionali dell'elemento e poi se gli elementi sono costituiti da strati, come capita per i muri, per i pavimenti e per i soffitti, è importante che vi sia la stratigrafia. Quindi quello che deve essere automatismo di base comune, sia che si segua la strada del plugin, sia che si segua la strada dell'IRC, è quella di fare in modo che ci sia una scrematura, una pulizia automatica del modello dagli elementi che non sono necessari per la valutazione di cui ci si occuperà nel seguito e all'interno degli elementi invece che qui sono rimasti colorati, che quindi sono quelli che riteniamo necessari per la valutazione, all'interno di questi ci siano, vengano trasferite soltanto le informazioni che effettivamente servono per la fase di calcolo successiva. Oltre però a aspettarci noi termotecnici che a prescindere dal percorso che seguiamo ci siano degli automatismi per aiutarci e agevolarci nella valutazione poi energetica dell'edificio, dobbiamo anche ricordarci sempre che ci sono delle fasi di controllo o verifica del modello in qualunque forma abbiamo scelto di lavorare che dobbiamo comunque eseguire, anche se lo ha realizzato per noi un collega. Quali sono questi controlli che sono fondamentali proprio per capire se il modello è ben fatto e quindi potrà contenere poi per noi tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno? Il primo aspetto da analizzare è sempre la presenza degli elementi IFC space, se parliamo di IFC, locali o vani, se ci limitiamo a quello che sa leggere un plugin. Nel modello architettonico devono essere quindi sempre inserite queste entità che vanno a identificare lo spazio, l'ambiente, il locale. Questo ci serve proprio perché a livello energetico voi ben sapete che poi noi capiamo quali sono le strutture che delimitano questi ambienti, capiamo se un ambiente confina verso l'esterno con un altro locale caldo, con un altro locale caldo appartenente a un'altra zona, con un locale freddo e quindi facciamo tutta una serie poi di ragionamenti che ci servono per gli scambi termici. Quindi è fondamentale che questi elementi siano stati inseriti, ma non ci basta sapere che sono stati inseriti nel modello, dobbiamo anche controllare come è stato fatto. La prima cosa, lo vedete qui sulla destra, che non deve assolutamente essere fatta all'interno del modello architettonico è la sovrapposizione di questi elementi. Se sono presenti sia un locale che un vano, ad esempio, o due locali, uno in corrispondenza dell'altro, beh, questo genererà un problema perché per noi poi che trasportiamo queste informazioni nel software di analisi significherà avere un raddoppio di superficie e volumi che entrano in gioco all'interno del file e non possiamo pensare che un software scelga per noi quale dei due locali è effettivamente corretto, perché se sono identici ma sovrapposti l'uno all'altro, non può sapere in maniera automatica quale dei due scartare. Per cui è bene anche modellare o comunque controllare il modello per far sì che non ci siano queste problematiche. Non basta però evitare di aver sovrapposto i locali, dobbiamo anche fare attenzione a come li abbiamo disegnati. Guardate l'immagine di sinistra, questa è sbagliata perché lo capirete anche voi a colpo d'occhio, i due locali che si trovano nell'ambiente con il tetto a vista in realtà sono stati modellati in modo da far sì che non si estendano, come invece succede a destra dove abbiamo l'immagine corretta, fino a toccare la soletta inclinata che li delimita superiormente. Questo è un problema perché fa sì che il programma, quando analizza i dati e si chiede quali sono le strutture disperdenti che stanno delimitando il mio locale, non si renda conto che vi sono due strutture inclinate, la copertura falda, che delimitano quell'ambiente verso l'esterno. Quindi controlliamo anche, oltre alla non sovrapposizione dei locali, come sono stati inseriti i locali in termini di loro estensione. Essi devono andare a toccare fisicamente tutte quelle che sono le strutture disperdenti, opache, trasparenti, verticali, orizzontali o inclinate, che li stanno delimitando. Abbiamo poi detto prima che è importante, qualora siano presenti degli elementi che sono costituiti da una stratigrafia, che questa sia stata già definita all'interno del modello. Questo è un problema che si può superare nel caso in cui ciò non sia stato fatto e mi capita spesso di sentirlo se il flusso di lavoro scelto è quello mediante OpenBeam e quindi IFC. Ci sono degli strumenti specifici all'interno di EC700 per riuscire poi a modificare le stratigrafie, ma
Ma è bene che se state utilizzando voi Revit, andiate già a caratterizzare, lo vediamo nell'immagine di sinistra, la stratigrafia direttamente all'interno della struttura Revit, perché questo ci dà la possibilità poi di importare questi dati in automatico all'interno del software di analisi. Questo ve lo dico anche perché non esiste in questo momento, né che seguiamo la strada del plugin, né che si scelga la strada dell'IFC, la possibilità di tornare indietro. Tornare indietro non intendo tanto con un'esportazione, ma più che altro con la possibilità proprio di andare a sovrascrivere quelli che sono i dati contenuti all'interno del modello architettonico di partenza. Quindi non possiamo caratterizzare noi termotecnici in modo automatico la stratigrafia del collega che ha realizzato l'architettonico. Per cui meglio se partiamo già inserendo lì il dato sulle stratigrafie, perché poi di conseguenza ce lo portiamo all'interno del nostro software di analisi. Un ultimo aspetto per quanto riguarda la realizzazione o il controllo, se non lo state facendo voi, del modello architettonico, è quello di disegnare come si costruisce. Mi è capitato spesso di vedere utilizzare, per dove è possibile, perché non sempre è possibile, i programmi di disegno parametrico un po' come quando utilizzavamo i CAD, quindi pensando che se io traccio una linea, questa poi mi può rappresentare una porta piuttosto che una finestra. Allo stesso modo ho visto snaturare all'interno dei programmi di disegno parametrico alcuni elementi. Qui vi ho riportato una finestra, perché mi è capitato di vedere delle finestre che non erano ospitate da alcun muro, quindi non giacevano su un muro. Ora, non sto parlando di facciata continua, dove sarebbe normale, ma proprio di un elemento finestra. La finestra all'interno dei programmi di disegno parametrico è un oggetto che per sua natura deve essere ospitato all'interno di un muro. Se noi veniamo meno a queste, chiamiamole regole di disegno all'interno del programma parametrico, quando poi ci troviamo a eseguire l'analisi energetica, nonostante possa riuscire comunque la ricostruzione del modello, avremo dei problemi, perché ragioniamo dal punto di vista energetico. Quando noi facciamo queste valutazioni, cosa prendiamo? Una superficie opaca sulla quale portiamo in sottrazione una superficie trasparente, sempre che non si stia parlando di facciate continue dove il discorso è diverso. Se non troviamo la superficie opaca, perdonatemi, avremo questa superficie trasparente che non riesce ad essere sottratta a nulla e quindi si genereranno poi dei problemi in fase appunto di analisi delle strutture successive del modello energetico. Per cui stiamo utilizzando per la base, per la realizzazione del modello architettonico, dei software che non sono più dei CAD, ma sono dei prodotti di disegno parametrico, dove gli oggetti non sono un insieme di linee, ma sono degli oggetti come quelli reali, per cui cerchiamo di disegnare con le stesse regole con cui costruiremmo, come logica di base. L'ultimo step, questo vale principalmente per chi sceglie di procedere utilizzando lo strumento dell'IFC, quindi il formato Open BIM, utilizziamo sempre degli strumenti di controllo perché molto probabilmente, se scegliamo di lavorare in ottica Open BIM, non saremo noi ad aver realizzato il modello architettonico. Quindi non spingiamoci subito a tentare un'importazione che poi magari potrebbe fallire, poi ci incaponiamo perché non funziona, l'ho visto succedere più volte, e non riusciamo a comprendere il perché, perché EC700, ad esempio, che è il nostro prodotto per l'analisi energetica, solo in alcuni casi ci sa dire perché non sta funzionando l'importazione, perché ci sono tutta una serie di aspetti architettonici che potrebbero generare una non importazione del lavoro, ma il prodotto di analisi energetica non li sa riconoscere perché per sua natura non è fatto per capire la disciplina architettonica. Permettetemi di minimizzare in questi termini il problema. Quindi un grande, grandissimo aiuto sono questi strumenti che sono dei viewer, dei visualizzatori di file IFC, sono assolutamente gratuiti, ce ne sono poi anche altri a pagamento, ma già quelli gratuiti vanno benissimo per quello che dobbiamo fare noi termotecnici. Qui vi ho riportato Solibri, BIM Vision, BIM Plus, che è un prodotto di Nemetschek, BIM Leader, che è un prodotto di CADline, sono tutti ugualmente validi. Lo scopo con cui noi dobbiamo utilizzare questi prodotti è quello di aprire il file
che ci è stato inviato dal collega che si è occupato della parte architettonica, perché noi non conosciamo questo file, e guardare, perché è questo che ci consente di fare il visualizzatore, guardare all'interno di questo file per vedere se ci sono tutte quegli oggetti e quegli accorgimenti che vi raccontavo in precedenza. Chiaramente magari non possiamo capire tutto, non ha neanche senso che andiamo ad indagare tutto subito, magari guardiamo solo se sono presenti per esempio gli space, quindi gli spazi, piuttosto che se sono presenti le stratigrafie, però il vantaggio qual è? Che se tentiamo un'importazione e questa fallisce, possiamo a ritroso tornare qui per provare a capire, andando più nel dettaglio, se c'è qualcos'altro di quello che sappiamo essere fondamentale che magari non è stato inserito. Anche perché se poi abbiamo un problema, nel senso che l'importazione non funziona, noi dobbiamo alzare la cornetta o sfruttando piattaforme un po' più strutturate di Solibri, quindi ad esempio BIM Plus o BIM Leader, che a differenza di Solibri e BIM Vision non ci consentono solo di visualizzare il modello, ma anche di interagire in qualche modo con gli altri attori coinvolti in questo flusso, possiamo magari inviare dei messaggi appunto ai colleghi per indicargli che ci sono delle problematiche di un certo tipo e quindi fare in modo che loro ci vadano ad aggiornare il modello e lo ricarichino all'interno di queste piattaforme. Per cui quello che sia che scegliamo una strada, quella del plugin, sia che scegliamo l'altra, quello che dobbiamo fare, a mio avviso, è investire, come abbiamo fatto adesso, investire una serie di tempo per gestire il flusso di lavoro e la preparazione dei modelli prima. Ho detto appunto investire e non sprecare del tempo, anche se vi può sembrare tanto, perché questo ce lo fa guadagnare in una fase successiva, che è quella di importazione del file e quindi di conseguenza anche di analisi, perché non ci accorgeremo durante la fase di calcolo che ci mancano dei dati, ma semmai lo scopriremo prima e potremo rimediare alla situazione e quindi poi l'analisi dovrebbe andare via, insomma, in modo più tranquillo. A questo punto io vorrei proprio farvi vedere in diretta con due piccoli video che ho realizzato per voi, così facciamo poi un confronto, un finale, un parallelismo di come funzionano questi due prodotti. Cominciamo con l'utilizzo del plugin. Nello specifico qui state vedendo Revit, il modello che vi dicevo prima, e il plugin che è installato direttamente all'interno di Revit nella barra moduli aggiuntivi. Andiamo ad analizzare se nel modello è presente tutto quello che abbiamo descritto in precedenza. Vedete che qui sono stati utilizzati i vani, sono state poi inserite tutte le strutture termiche che delimitano quelli che sono i miei ambienti e ne è stata caratterizzata la stratigrafia utilizzando le librerie di Revit senza particolari dati aggiuntivi per i materiali. Sono state poi inserite in questo caso, quindi non sono ospitate dai muri perché sono delle facciate continue con tutte le loro caratteristiche. La cosa interessante è che poi su questi elementi noi dovremmo aggiungere ponti termici e ombreggiamenti. Per fare questo, siccome Revit non conosce questi dati, abbiamo creato noi, li state vedendo adesso in basso a sinistra, dei parametri che quando selezioniamo un muro, una finestra, una facciata continua possiamo caratterizzare proprio per rappresentare ponti termici e ombreggiamenti. Per i ponti termici verticali è possibile invece caricare questa famiglia, che è un simbolo, un piccolo quadratino che appoggiato su un muro ci definisce che in quel punto è presente un pilastro o una discontinuità verticale. Realizzato correttamente il modello, si accede alla prima sezione del plugin, che è parametri. Si apre questa finestra di dialogo parallela, quindi non ci troviamo più in Revit, ma siamo effettivamente nel plugin in questo momento e dobbiamo ottenere tutte queste spunte verdi. Cosa significa? Che sono state create le zone termiche, sono state ad esse associati i locali riscaldati, oppure come vedete qui i non riscaldati sono stati inseriti nel gruppo dei locali non climatizzati. Questa operazione è obbligatoria se avete dei locali, come qui invece le spunte sono tutte verdi, perché effettivamente abbiamo dei vani e quindi già in Revit abbiamo potuto associarli a zone termiche. Si accede poi alla fase vera e propria di analisi del modello, all'interno della quale noi dobbiamo definire delle informazioni che in Revit non ci sono, ovvero la destinazione d'uso dell'edificio, in questo caso era un magazzino più uffici. Abbiamo poi da definire i dati climatici, dobbiamo prenderli direttamente dalla 10349, ecco perché non leggiamo un'eventuale georeferenziazione da Revit. Qui andiamo ad associare quelli che sono i materiali che abbiamo visto essere presenti prima nelle stratigrafie del muro, eccetera, quelli che sono a sfondo giallo, con i materiali dell'archivio del clima. Possiamo anche farlo caricando un file che memorizza queste associazioni, che poi andremo ad arricchire nel tempo continuando ad aggiornarlo.
Andiamo poi a vedere che cosa è successo ai componenti. Noi non li dobbiamo a questo punto creare se abbiamo utilizzato il plugin, perché vedete che in automatico sono stati direttamente riconosciuti all'interno del modello architettonico. Ogni parete è stata caratterizzata, individuata con tutti quelli che sono gli strati che la costituiscono, così come se l'avessimo creata noi da zero. Su quest'ultima è stata eseguita una verifica termigrammetrica e sono stati calcolati tutti i risultati di valutazione energetica. Abbiamo ovviamente inserito in Revit con quei parametri che vedevamo prima i ponti termici, ma poi qui dobbiamo calcolare la trasmittanza lineica associata a questi ponti termici mediante dei sistemi che possono essere degli abachi oppure dei calcolatori agli elementi finiti. Per i componenti finestrati, quello che possiamo reperire da Revit sono le caratteristiche dell'elemento in termini di buco che questo ha generato sul muro, ma poi dobbiamo caratterizzare noi i dati dell'infisso e quelli che sono i vetri. Andiamo poi a caratterizzare quelli che sono i dati degli ombreggiamenti. Anche qui li abbiamo inseriti in Revit, ma dobbiamo poi definire quelle che sono le caratteristiche degli ostacoli piuttosto che degli aggetti per avere i fattori che ci servono per il calcolo da 11.300. Questa è una maschera invece di controllo all'interno della quale abbiamo appunto il punto della situazione su quello che abbiamo fatto in termini di strutture disperdenti, ombreggiamenti, ponti termici, agenti su di esse. E qui i primi risultati in termini di potenza e trasmittanze. Si deve poi a questo punto uscire dal plugin, esportare un file per EC700, che è il software per il calcolo vero e proprio dell'analisi energetica. Quindi usciamo dal plugin, apriamo EC700, quindi ci spostiamo in un altro prodotto, non concludiamo l'analisi all'interno di Revit e andiamo ad aprire questo file che abbiamo appena esportato, che è stato salvato sul desktop. Quindi lo recuperiamo, lo apriamo e vediamo che cosa è contenuto al suo interno, perché noi ci aspettiamo che nulla sia cambiato rispetto a quello che c'era nel 770, ma che si possano aggiungere degli altri dati. Ritroviamo i dati di progetto, i dati climatici e si è automaticamente identificato un regime normativo da rispettare. I componenti sono tutti presenti così come li avevamo nel 770, quindi a titolo di esempio vi apro appunto un muro. Ci spostiamo poi in input grafico per mostrare che questo non è presente, perché noi abbiamo disegnato in Revit, il plugin è installato in Revit e quindi ci evitiamo l'onere di ricostruire l'input grafico. Dobbiamo invece andare a caratterizzare, perché non lo leggiamo da Revit, quelli che sono i servizi energetici presenti all'interno dell'edificio e poi nello specifico in ciascun nodo che si crea all'interno di quest'albero degli impianti andremo a dare le caratteristiche di ogni servizio che abbiamo identificato. Da qui possiamo poi procedere con quelli che sono gli eventuali scopi di calcolo. Cosa può succedere se torniamo in Revit? Che il collega che si è occupato della fase energetica inserisce una variante di progetto oppure una fase con gli strumenti propri di Revit e quindi cambia quello che state vedendo adesso in basso a sinistra. Noi possiamo dire al plugin di andare a leggere una fase specifica all'interno del progetto architettonico e addirittura se sono state utilizzate più stratigrafie in adiacenza l'una all'altra, il caso classico di quando si vuole rappresentare una fase che rappresenta l'aggiunta di un cappotto, possiamo fare in modo che questo elemento venga gestito e riconosciuto in automatico come un unico pacchetto sul quale il plugin deve calcolare la trasmittanza, senza quindi dover cancellare un muro e ricrearlo andando ad aggiungere uno strato che è quello del cappotto. Questo quindi è il percorso che noi possiamo fare utilizzando un plugin. Vediamo la differenza se invece facessimo un'importazione IFC. Allora, la prima cosa che vedete è che apro direttamente il 700, assegno una destinazione d'uso e identifico quelli che sono i dati climatici. E poi importo un file perché l'IFC sarà generato probabilmente da un collega esterno. Qui mi trovo la stessa maschera che avevo nel 770, quindi abbino ai materiali contenuti nel file IFC quelli che sono i materiali dell'archivio del clima, come con un file di associazione che avevo creato in precedenza, che mi esegue quindi l'associazione in automatico. Posso poi
puoi aggiornarlo, eventualmente salvare le cose che ho aggiunto. Questo si poteva fare anche col 770, lo abbiamo visto prima. Qui mi trovo ancora una volta in una situazione simile al plugin, nel senso che ho alcune zone termiche che sono state già create dal collega che mi ha passato il file architettonico, ma ci sono degli altri locali che invece hanno la X rossa perché non sono associati ad una zona. Questi possono o essere associati a una zona se sono riscaldati, o come qui li identifichiamo come non climatizzati e andranno nel grande gruppo dei locali non climatizzati. Posso svolgere in maniera agevolata queste operazioni anche utilizzando un filtro che quindi mi screma l'elenco dei locali che io ho a disposizione. Fatto questo, il file è pronto per essere portato all'interno dell'EC700 e vediamo che cosa succede, ovvero che cosa c'è di diverso rispetto a quando ho eseguito gli stessi passaggi ma leggendo direttamente da dentro a Revit utilizzando il plugin. I componenti in Volumo, come vedete, ci sono tutti meno i ponti termici, perché questi non sono contenuti all'interno di Revit. Situazione invece simile a quella che abbiamo visto in precedenza è per gli infissi, ovvero riconosco il foro che l'infisso ha generato sul muro, ma devo caratterizzarne poi gli altri dati. I ponti termici vanno creati ex novo perché con il plugin li inserivo in automatico sulle strutture, ma perché noi avevamo aggiunto dei parametri. Revit o gli altri prodotti normalmente non lo fanno. L'input grafico qui ci mette tempo a caricare, vedete, perché è presente rispetto a prima, quindi non avendo voi Revit a disposizione, andiamo noi a ricostruire all'interno dell'EC700 il file, andando addirittura, vedete che io sto spegnendo degli sfondi qui, a crearvi uno sfondo per ogni piano, per consentirvi anche di recuperare eventuali elementi mancanti. Cosa va aggiunto? Vanno aggiunti i dati del locale, quali? Quelli relativi ad esempio a ventilazione o ricambi d'aria di riferimento secondo norma che Revit, il programma di disegno parametrico, non può conoscere, e i dati relativi al contesto e ombreggiamenti. Vediamo come viene quindi il modello completo con tutto quello che ci siamo detti fino ad ora. Avremo all'interno i ponti termici che sono stati creati e caratterizzati con un software per la valutazione della trasmittanza lineica. Avremo gli infissi che si sono arricchiti di tutti i vari dati circa le dimensioni dell'infisso e i vetri, mentre per quanto riguarda i componenti costituiti da una stratigrafia sono stati già letti in automatico da Revit, nulla varia rispetto alla situazione precedente. L'input grafico è stato arricchito con i dati relativi al contesto, quindi edifici vicini, alberi, si può caricare una mappa e questo ci consente, a differenza del plugin, di sfruttare poi una serie di funzioni come questa del rendering, che ci consente di far variare l'altezza del sole in base al giorno e all'ora di riferimento per catturare poi delle immagini e dei videoclip che servono per i nostri studi o per far capire magari al cliente perché una situazione è favorevole o sfavorevole. Fatto ciò, ci spostiamo, e questo accadeva anche con il plugin, all'interno della maschera impianto per andare a caratterizzare i servizi energetici per poi andare a procedere con il nostro scopo di calcolo, qualunque esso sia. Abbiamo visto quindi molto rapidamente ma come funziona un plugin, può essere il nostro ma vi prego di vederlo anche in modo più ampio, potrebbe essere un qualunque plugin, il concetto è che è installato all'interno del programma di disegno e quindi fa una serie di operazioni che poi passa ad un altro prodotto o le conclude tutte magari all'interno del software di disegno, e poi invece c'è il mondo IFC dove è un collega che ci passa un file e da lì noi procediamo. Proviamo allora a fare un confronto dettagliato sulle differenze tra questi due prodotti che abbiamo visto. Questi sono, a mio avviso, i 5 punti dove le due strade sono sostanzialmente differenti. Il primo punto è quello della generazione del modello. Con il plugin siamo obbligati a fare riferimento ad un software di disegno parametrico, perché il plugin è creato appositamente per quello. Nel nostro esempio di oggi abbiamo visto il nostro plugin EC770 che può lavorare solo con Revit. Quale versione di Revit? Lì poi non è vincolato il plugin. Ad esempio qui andiamo dalla 2017 fino all'ultima sempre presente in commercio. Diverso è se lavoriamo invece con IFC. Innanzitutto quale IFC? Perché chi di voi magari è più esperto vi potrà dire, esistono però diverse versioni di IFC, la 2x3, la Coordination View, la Design Transfer View. Quale di questi IFC? Può essere, quantomeno nel nostro caso, uno qualunque di questi, c'è magari qualche piccolo vantaggio o svantaggio, ma sono comunque tutti funzionanti, anche IFC 4. Il vantaggio è che può arrivare questo file da uno qualunque di questi prodotti di esempio che io vi ho messo qui, che sono in grado di realizzare un modello architettonico e di esportare questo tipo di file.
Quindi cambia sicuramente l'origine dati. In più aggiungo, se state usando il plugin, è molto più facile che voi siate obbligati a doverlo possedere Revit, perché o il plugin ve lo fa funzionare il collega che si occupa della parte architettonica, o se lo fate funzionare voi avete bisogno di Revit per usarlo. Invece se utilizzate un flusso di lavoro mediante IFC, voi non avete bisogno di conoscere e quindi utilizzare nessuno di questi prodotti, perché andate a prendere un'esportazione che da uno di questi software è stata per voi generata. La seconda differenza è come vengono lette le informazioni. Abbiamo visto che con il plugin, essendo installato nel prodotto, le legge direttamente all'interno del programma di modellazione e poi esporta fa delle sue valutazioni e poi esporta qualcosa per il software di analisi. Il software invece che sfrutta un flusso di lavoro OpenVIM e quindi che importa un IFC, va a leggere quello che è stato scritto all'interno del file IFC. Questo, permettetemi di dare questo mio parere assolutamente personale, potrebbe essere un pochettino più rischioso, nel senso che abbiamo di mezzo anche questa fase di scrittura del file IFC. Quindi dobbiamo vedere come viene scritto il file IFC dal software che lo sta generando. Questo non significa che i software che generano questi file possono scrivere l'IFC come vogliono. Ci sono delle guide, che sono delle guide di un'associazione, Building Smart, che ci danno la direzione, quindi la guida che dobbiamo seguire quando con i nostri software andiamo a scrivere questi file, ma potrebbero esserci comunque delle piccole differenze o dei piccoli inghippi tra un software di modellazione e l'altro. Altra differenza sostanziale, forse è quella che avrà catturato di più la vostra attenzione, è la presenza o assenza del disegno grafico quando poi si entra nel software di modellazione analitica. Con il plugin non abbiamo la ricostruzione dell'input grafico, questo è voluto perché il plugin legge i dati all'interno di Revit e quindi può leggere anche geometrie molto complesse, al vantaggio che non dovendole ridisegnare riesce a leggere e quindi gestire qualsiasi cosa. Invece è diverso quando lavoriamo con IFC perché noi dobbiamo fornirvi l'input grafico assolutamente perché voi non possedete, se seguite questo flusso di lavoro, il software di modellazione architettonica, quindi non potreste vedere il file per cui avete bisogno di questo, ma i prodotti di analisi non hanno la pretesa di voler essere così potenti dal punto di vista grafico come i software di modellazione quali Revit. Quindi si potrebbe incorrere nella situazione in cui ci sono delle geometrie che non riescono ad essere disegnate. Questo potrebbe essere uno svantaggio. Altro aspetto, siamo quasi alla fine, il plugin ci dà la possibilità di gestire alcune caratteristiche che sono importanti per noi che ci occupiamo dell'analisi energetica, ovvero ponti termici e ombreggiamenti. Questo perché la casa software che ha prodotto il plugin è in grado di inserire, di installare all'interno di Revit alcuni specifici parametri con cui si possono caratterizzare delle cose in più che altrimenti Revit non potrebbe gestire. Posso gestire questa cosa tramite IFC? Ni, mi verrebbe da rispondere, nel senso che, come avete visto, quando importo l'IFC questi dati non ci sono. Sono io che devo andare poi a crearli e poi ad inserirli manualmente nell'input grafico. Quindi posso con qualche passaggio in più. Questa struttura di lavoro con plugin piuttosto che con IFC fa poi cambiare quello che può essere l'ultimo passaggio che viene eseguito, ovvero l'eventuale aggiornamento che io, che mi sto occupando della parte termotecnica, devo fare all'interno del mio prodotto perché magari si è innescata una variante o una nuova fase rispetto a quando ho iniziato a lavorare. Con il plugin, come funziona l'aggiornamento? C'è un comando specifico che fa sì che venga esportato un nuovo file che viene letto dal software di analisi energetica, che mi sovrascrive quelli che sono i componenti involucro, ma si mantiene inalterato tutto quello che io avevo fatto a livello di calcolo. Diverso è quello che succede a livello di IFC, perché guardate queste immagini, quello su cui vi faccio puntare l'attenzione è sempre l'input grafico che è stato ricostruito all'interno dell'IFC. Questa è una caratteristica, a mio avviso, veramente molto bella e molto importante per noi, perché abbiamo un controllo più alto e più semplice del modello, ma quando aggiorniamo IFC va
a ricostruire l'input grafico, perché noi non abbiamo un comando aggiorna IFC, possiamo solo reimportare. E quindi cosa succede? Che l'input grafico viene ridisegnato, per cui se voi avevate fatto delle operazioni di rimaneggiamento o aggiunta di dati all'interno dell'input grafico, queste dovranno essere rifatte. Si mantiene invece chiaramente tutto il calcolo che avevate già innescato nelle maschere successive, che poi si aggiorna quando voi esportate i dati dall'input grafico, e quello che avevate fatto negli impianti. Vi lascio con questa tabellina, qui c'è un po' un riassunto di quello che abbiamo visto e di quello che insomma è possibile fare che se si utilizza un plugin piuttosto che l'importazione IFC. Vi dico anche, a mio parere, perché la domanda che sento sempre più spesso è: quindi che cosa scelgo? Scelgo di lavorare con dei plugin o scelgo di lavorare con un IFC? A mio avviso dipende sempre da quello che voi state facendo, ma soprattutto dal flusso di lavoro che avete in atto. Se siete voi ad occuparvi del modello architettonico, a realizzarlo e quindi poi architettonicamente ad importarlo, poi per calcolarlo in un software di dettaglio, allora forse meglio seguire la strada del plugin. Non avrete il modello grafico nel software di analisi, ma avrete una lettura probabilmente più attenta di quello che è il modello direttamente all'interno del prodotto che utilizzate per la modellazione architettonica. Se invece non siete voi che vi occupate della parte di realizzazione dell'architettonico, probabilmente vi sarebbe più semplice lavorare utilizzando un'importazione IFC, controllando il modello con dei visualizzatori, ma poi avendo a disposizione l'input grafico anche all'interno del software di analisi. Direi che sono andata anche oltre il tempo che c'era stato dedicato, per cui io vi ringrazio e concluderei qui la presentazione. Non so se poi ci sono delle domande, scrivetele pure all'interno della sezione.